La luna ispida di questa terra d'America fa il paio coi sogni più feroci e così cristallini che la mia anima ancor legge nel buio spaventoso di questa mia solitudine avanzante verso l'imperterrito. Capitolo 8, accendi un diario. Presuppongo che abbiate visto questo film, essendo oramai uscito molto tempo addietro, più precisamente nell'anno 95. Seven inoltre fu messo al classico, un classico istantaneo, come si suol dire, perciò non sto compiendo alcun delittuoso e o delinquenziale spoiler pazzesco grave nel dirvi quanto immantinente vi dirò. Quindi, se in tale data odierna e astrale, perlomeno corrispondente al calendario cristiano, il quale ente a sua volta il giorno designato per la celebrazione pagana della festa della mamma, ovvero l'8 maggio 2022, esattamente alle 14:58 di questo bolognese pomeriggio plumbeo, nuvoloso e dall'atmosferico clima assai variabile e oscillante fra il parzialmente sereno e soleggiato metaforicamente, spesso a differenza di me cupo e afflitto dalla malattia dell'ombroso, no? A livello umorale spesso ombroso, vi scrivo che alla fine di Seven, Joe completa il suo disegno oscenamente criminoso, più che altro da uomo sessualmente invidioso, trucidando e impacchettando la testa bionda dell'ex compagna all'epoca anche. Capitolo 18. The end. This is the end, my only friend. Mentitore per il suo cuore. E questa non è però affatto la mia fine, mio unico amico. È solo l'inizio di una storia bigger than life, così come lo è l'essenza e l'esistenza criptica e fuggente di noi tutti, e già bella gente, noi creature di un universo soltanto nostro, oppure di proprietà dell'entropia e della follia, no, della folle alterità, del cangevole e fugace, fuggevolissimo percepirci e distorcerci, a seconda di infinitesimali interiori mutamenti e di conseguenza perennemente e repentinamente cambiati. Sei un perdente, ti rompo tutti i denti, non hai i soldi di zio Paperone, sì, Paperone, Paperone, oh, Paperone, sì, mio coglione, forse anche il potente ricchione, per niente dentro e fuori ricco, Paperone, che nei fumetti originali della Disney si chiama Scrooge, Scrooge, e McDuck, come il celeberrimo Scrooge, ed era con di Natale, Christmas Carol, Charles Dickens, qui ci vuole la Jim Carrey, la voce, sì, come in quel film Robert Zemeckis, regista di Back to the Future, Ritorno al Futuro, Scrooge, uomo avaro, forse anche ingeneroso nei sentimenti e in affettivo, cioè povera di cuore. Un penny è sempre un penny. Oh, la voce del doppiaggio di Gary Oldman nel Dracula, quindi non di certo umanamente selvaggio. Pure ripeto. E sappiamo tutti che i soldi ce l'aveva, e come, bambinone, mentre tu non hai un cazzo, nemmeno il cazzo cazzone. Questa rockstar che nel capitolo successivo immantinente vi descriverò e meglio illustrerò più approfonditamente, ribadisco, spacca il culo, non solo adora come cazzo il clan, qui si va sul porno, si va sul pesante, cosa ho visto lì? Boogie Nights, che cosa? Boogie Nights, ma che libro è? Questo qui? Sì. Eh sì, la Ciccone, per la Madonna. Ma qui c'è anche Ligabue. Ligabue, Ligabue.
Non so, pure se, Cremonini, ma torniamo a Ligabue. Certe notti fa un po' di caniere, che sentano chi non cambierei più quelle notti fra cosce e zanzare, nebbie locali a guida del tu. Certe notti c'è qualche ferita che qualche tua amica disinfetterà. Certe notti coi bar che sono chiusi al primo autogrill c'è chi festeggerà. Qui sembra Vasco Rossi. E si vuole stare soli, certe notti qui, chi si accontenta gode, così così, ma a proposito del Blasco Nazionale, Vasco Rossi, il 21 giugno, mentre oggi è domenica 29 maggio, ieri sera all'autodromo di Imola, Dino Enzo Ferrari, hanno girato lì il film Ferrari con Adam Driver, da non confondere con Driver, con Ryan Gosling. Qui c'è anche Joe Cocker. You can leave your head on, you can leave your head on. Ma che c'entra con una storia di detection? C'entra. Da qui si ripartirà e diramerà una storia bislacca, una contorta labirintica, vicenda di detection. Capitolo 10, 10 comandamenti. Sono 15 come sostiene il grande Mel Brooks, no? Ecco a voi, quindi, 10 comandamenti. Ma che c'entra questa? I don't know. I know, io so, voi no. You know, come dicono gli attori quando vengono intervistati, you know. Quello che si apprecia invece che molte persone, nelle più a dire il vero, quel suo scorrere del tempo. Ma qui si fa riferimento anche a True Detective? Si fa riferimento a True Detective o no? Non si fa riferimento. Allora? Ma si fa riferimento al grande Tony Goldwyn, tarattata, basta così. Tony Gold, ma chi è? Quello di Tracce di Ross con Lauren Bracco. Lauren Bracco, io ti do un abbraccio e stia da me, lo dare il bracco. No, il branco. Ghost? Non era Bracco quello che faceva l'oroscopo? Ghost, no, ma Unchained Melody? C'è un merda, ma andiamo, gentlemen. Dai, però la connessione un po' lenta, soprattutto i vostri cervelli. Savage Salvation. Inappropriate Behavior. Questo pezzo è stato scritto prima. Questa è la prima immagine ufficiale con grande Bob Cannavale. Sembra venire un po' di voglia di ricominciare. Ve lo ricordate quel film? Ma sì, voi non sapete niente. Voglia di ricominciare. This Boy's Life. This boy's life. Leonardo, come va? Tutto a posto? È stato un po' bollozzato su ragazzi. Tobias Wolf. Ellen Morgan. I could leave with you right now, couldn't I? Yes, you could. No, you're not leaving. The Fan, il mito. Cos 32, solo 32. Alan Birkin, è quella di seduzione pericolosa? Sì o no? C'è anche Benicio, eh. Dovrebbe stare qua, eccolo qua. Sì o no? Richard Price, ma non è quello che ha scritto anche La notte la città? The Night of, doveva essere Venire? La notte, la città, quello di Ransom, la notte, la città, lo Spirit Box Labyrinth, che è di John McNaughton. You understand? John McNaughton, naturalmente regista di Harry, più acceso di sangue, però non ha preso. Allora, ecco, bell'uomo indubbiamente, come Michael Rooker, che adesso ha girato un film con lui. Che non è quella anche di JFK, R più acido di sangue? Tutto Michael Rook, quello di JFK, quello che poi tradisce Kevin Costner. Che cosa? Kevin Costner. Com'è che non prende a volte? Si rimanda un'altra pagina. Andiamo qua e tagliamo la testa al toro. Testa paletta però. Ma certo che c'è lui. Qui non viene annoverato fra le pellicole principali. Ma allora JFK, qua c'è anche il grande Rob Tani Jr. C'è lui in questo. No, no, questo non è Iron Man, non è Avengers. Beh,
Cioè, il film quello lì, dai, James Gunn. Allora, JFK, film del 91, da me recensito su Tarum, nella parte di Bill Broussard, cassa ancora aperta. Bell'uomo Kevin Costner, ovviamente. What is it gonna take for you lawyers to figure out what you want? People got to know. People got to know why he was killed. Do you know what you've done to me? I'm a dead man! Well, if they can kill the president, they can certainly get me. Gary Oldman, premio Oscar per The Darkest Hour. Dai, però, è lentissimo oggi. Bell'uomo, indubbiamente. Dracula. Scusate, ma questo qui che si fa la reset, non assomigli vagamente a questo? Adesso ho perso la pagina, scusate. Ho fatto la pulizia con CC Cleaner. Questo è lui, no? Non appare lui. A volte non prende. Silenzialmente ombroso e asfittico, Dai, lo saluto. io Il falò è riagguanto veramente un con ferro cinese. Ciao. coraggio, inarrendevole ed